Tutto pronto. Partiti i cavalli della seconda corsa. Buona la partenza per Bridge Dragonfire, ma ancora più buona è quella di Positive Reaction. Scarta un pochino a largo invece Conquenado. In seconda posizione ci si mette invece Amaranto. In terza recupera qualche lunghezza Conquenado e si porta comunque a contatto di primi. Quarta posizione invece per la giubba gialla con cap blu di Circus Illusion. Poi a seguire troviamo Degmar, Pamex, La Piaciona insieme a Pendragon. Questo è il gruppo ben compatto quando Fabio Branken sella Positive Reaction, ha portato i parziali dalla sua parte, ha leggermente rallentato. In seconda c'è invece Conquenado, in terza Amaranto, in quarta Circus Illusion, poi Pamex, Bridge Dragonfire, La Piaciona, Degmar, a chiudere il gruppo Pendragon. Siamo addirittura d'arrivo, 750 metri da percorrere, con in vantaggio Positive Reaction attaccato all'esterno da Conquenado. In terza posizione c'è Amaranto che si fa subito minaccioso, poi Circus Illusion che cerca la rincorsa, per linee interne c'è Degmar, poi con il cap rosso Bridge Dragonfire che cerca lo spazio, La Piaciona che invece è ancora in mano ma sta facendo un debutto abbastanza tranquillo, con Positive Reaction che reagisce ai primi attacchi, ci prova Circus Illusion, ci prova ancora Amaranto dal centro della pista che non vengono avanti, con Positive Reaction che a 200 dal palo ancora un paio di lunghezze che sta conservando rispetto a Circus Illusion che comunque ci prova da lontano anche La Piaciona, autrice di un bel finale, ma Positive Reaction vince nei confronti di Circus Illusion, Degmar e la stessa La Piaciona. Vince Positive Reaction, misteriosamente abbandonato al betting, numero 9 dello schieramento, un figlio di Pounced, tutto italiano. E ricordiamo le aste selezionate il 21 settembre, ma questo è un altro discorso. 9 al primo posto, la quota era di 3,15, 4 la quota fissa sul campo, al secondo Circus Illusion, al terzo Degmar, 9, 3, 5 è il primo ordine d'arrivo, è l'ordine d'arrivo della seconda corsa da capannelle, per ora è tutto.